Green Pass per i turisti e slittamento del coprifuoco almeno alle 23. A metà maggio la strategia per far ripartire terziario e turismo in Italia. Salgono i costi delle materie prime, il Brent sfonda la soglia dei $70 al barile. Rame record a $10,000 la tonnellata, serve per la transizione energetica. Corre Stellantis, nel primo trimestre ricavi su del 14% e consegne dell'11%, ma l'emergenza semiconduttori condizionerà la produzione almeno fino all'estate. Prove di accordo tra Italia e Tunisia sul fronte dei trasporti. I governi verso la definizione di un patto di forte cooperazione nel settore marittimo. Dal MIMS 45 milioni di euro per gli interporti, al quadrante Europa di Verona risorse per 3,5 milioni, gli investimenti utili alla riduzione dell'impatto ambientale.